Fratelli Ronchi Autoricambi. Oggi è anche Car Hi-Fi, specialisti nella tecnologia multimediale. Rivenditore autorizzato Impact, Pioneer, Kenwood, Audiola, JVC, GBL e tanti altri ancora. Vi aspettiamo in Via Cimaglia numero 2, angolo Corso Vittorio Emanuele, Torre del Greco. Eccomi qua, carissimi amici di Miss Ondina, sono dietro le quinte del concorso Miss Ondina. Siamo in compagnia di chi? Mena. E ovviamente l'estetista che sta preparando tutte queste bellissime ragazze che questa sera si contenderanno il passaggio alla semifinale di Miss Ondina. Allora signora, come sta andando? Bene, bene. Le ragazze? Sono pronte quasi. Sono quasi pronte, ma come sono? Come sono? Sono bellissime. È difficile prepararle o no? No, facilissimo perché sono già belle. Ecco, perfetto, quindi la bellezza sta proprio nella giovinezza e nella naturalezza delle ragazze. Vabbè, però truccate ovviamente si camuffano. È meglio. Occhio, eccola qua. Ragazzi, allora, da lontano esordisce, dice che non è vero, perché? Non è bella, è bella sempre. Tu come ti senti? Bellissima. Guardatela, bellissima. Come ti chiami? Anna. Da dove e quanti anni? Gragnano, 14 anni. Perfetto, ma insomma, tu ci credi stasera? Diciamo di sì, è tutto da giocare. Ma tu perché partecipi? Per una sfida a me stessa. E il tuo sogno nel cassetto? Io vivo giorno per giorno. Ragazzi, è vivere giorno per giorno è la ricetta giusta. Sto sbagliando? Assolutamente no, condivido. Vabbè, la signora, insomma ragazzi, è la moglie del parrucchiere, non vuole essere intervistata perché è impegnatissima, perché guardate, sta preparando questa ragazza che a quanto pare è bellissima, guardate, fate una bella risata, dai, dentino, eccolo, come ti chiami? Maria. Allora Maria, da quanti anni e da dove? Vengo da Castellammare e ho 17 anni. 17 anni da Castellammare, ma ci credi nel passaggio del turno alla semifinale? No, per niente. Come mai questa sera sei qui per partecipare a Miss Ondina? Beh, ci provo, poi casomai. Ah, quindi ci provo? Casomai vincessi. Tutto di guadagnato. Sì. Vabbè, in bocca al lupo. Grazie.
conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu dimentichi tutto senza alcun rispetto, neanche per noi. Chiedi amore così come a chiedere di buttarsi nel cesso. Tanto tu non lo sai, quello che vuoi. Grazie per la voce, buonasera, grazie per l'applauso, grazie, che calore, che calore. Buonasera a tutti quanti voi e benvenuti a Miss Ondina Sport in Tour. Questa è la quarta, no, dicevo bene, la quinta, giusto? La quinta selezione che effettuiamo in Campania. Allora, parto subito con ringraziare ovviamente la struttura Gymnasium che va un forte applauso. Grazie per l'ospitalità, ma voglio subito ringraziare la provincia di Napoli, la regione Campania e ovviamente tutti gli sponsor che ci hanno affiancato questa sera, e dopo vi andrò a leggere tutti gli sponsor. Allora, Miss Ondina, mi rivolgo prima alla giuria, poi vi spiego che cos'è. Allora, questa sera le ragazze avranno due uscite. Usciranno prima in costume e poi in abito da sera. La votazione va dal 5 al 10, quindi mi raccomando, giudicate per bene. Saranno due le uscite, poi ci sarà un momento moda bambini e un momento moda ragazze. E ovviamente a loro va un forte applauso di tutto il pubblico del Gymnasium, grazie. E vi voglio ricordare che questa sera saranno sette le ragazze che avranno l'accesso alla semifinale del 3 settembre che si terrà alle Terme di Stabia, a Castellammare di Stabia. Quindi questa sera sette ragazze andranno in semifinale. Allora, partiamo subito. Il primo gruppo delle nove ragazze che questa sera si giocheranno l'accesso in semifinale. Le ragazze. Numero 1. Maddalena Di Martino, 16 anni, soprannome Anena. E dal segno zodiacale dell'Ariete, il suo hobby è la danza e lo sport che pratica è l'hip hop. Il suo sogno nel cassetto è diventare una ballerina hip hop. Dice di essere testarda, ma il suo piatto preferito è la pizza. Numero 2. Giussi Mascolo, 15 anni. Il suo soprannome è Barbie ed è il segno zodiacale del toro. Il suo hobby è la danza e lo sport che pratica è la danza. Il suo sogno nel cassetto è diventare un'attrice famosissima. Dice di essere testarda, ma il suo piatto preferito è la pizza. Numero 3. Francesca Narciso, 17 anni. Il suo soprannome è Franci ed è il segno zodiacale del leone. Il suo hobby è lo shopping, è lo sport che pratica, è la danza. Ma il suo sogno nel cassetto è diventare un'indossatrice. E il suo piatto preferito sono gli gnocchi alla Sorrentina. Numero 4. Alba Inghilterra, 18 anni. Il suo soprannome è uguale al nome, Alba. Segno zodiacale leone. Il suo hobby è fare sport e lo sport che pratica è la fitbox. Il suo sogno nel cassetto è di viaggiare tanto e magari un giorno fare il giro del mondo. Ma il suo piatto preferito è la lasagna. Numero 5. Lei si chiama Francesca Coppola e il suo soprannome è Scricciolo. Ed è il segno zodiacale della Vergine. Il suo hobby è leggere. Lo sport che pratica è la ginnastica. E il suo sogno nel cassetto è diventare una brava veterinaria. Dice di essere orgogliosa, ma il suo piatto preferito è la pasta al sugo. E dice di vivere un momento particolare perché è innamorata. Auguri. Numero 6.
Eva Parmentola, 15 anni, ed è il segno zodiacale della Vergine. Il suo hobby è la danza e il suo sogno nel cassetto è diventare un'attrice famosissima. Dice di essere testarda, ma anche per lei ci sono le lasagne. Numero 7, Maria Rosaria Vanacore, 18 anni. Il suo soprannome è semplicemente Rosy ed è il segno zodiacale del Toro. Il suo hobby è fare tanto tanto sport, e lo sport che pratica è la ginnastica. Anche lei spera un giorno di diventare un'attrice famosissima. Dice di essere vanitosa, ma il suo piatto preferito sono risotto alla pescatora. Numero 8, Angela Pagano, 18 anni, segno zodiacale Capricorno. Il suo hobby è disegnare, lo sport che pratica è la pallavolo. Un giorno spera di diventare un famosissimo pittore, ovvero una pittrice. E il suo piatto preferito è la pizza. Numero 9, Giusy Esposito, 16 anni. Il suo soprannome è Barbie ed è il segno zodiacale del Capricorno. Il suo hobby è ballare e lo sport che pratica è la danza. Il suo sogno nel cassetto è diventare una ballerina. Dice di essere testarda, ma il suo piatto preferito è la pizza. E queste sono le 9 ragazze del primo gruppo di Miss Ondina. Qui va un forte applauso, grazie! Ricordo ancora una volta la boutique Bijou, che questa sera ha offerto le borse che indossano le nostre ragazze. La boutique Bijou la trovate in corso... aspetta, com'era? Corso Nazionale, giusto? Corso Nazionale 381 a Scafati. Ancora un forte applauso alle prime 9 ragazze di Miss Ondina. Numero 10, Maria Abbatino, 17 anni. Il suo soprannome Mary ed è il segno zodiacale dell'Acquario. Il suo hobby è il canto e il suo sogno nel cassetto è diventare modella. Dice di essere molto gelosa, ma il suo piatto preferito sono spaghetti con le vongole. Numero 11, Chiara Gallo, 15 anni ed è il segno zodiacale dell'Acquario. Il suo hobby è fare shopping, lo sport che pratica è la danza e il suo sogno nel cassetto è diventare famosa. Dice di essere capricciosa, ma il suo piatto preferito è la pizza. Numero 12, Anna Vitiello, 14 anni. Il suo nome Annarella La Bella, segno zodiacale della Vergine. Il suo hobby è uscire e fare tardi la sera e il suo sogno nel cassetto è vivere la vita giorno per giorno. E il suo piatto preferito dice: beh, non ho gusti, a me piace tutto. Numero 13, Giusy Esposito, 15 anni, soprannome Bambola, segno zodiacale Bilancia. Il suo hobby è leggere, lo sport che pratica è la danza. Il sogno nel cassetto è diventare una VIP televisiva. Beh, dice di essere molto gelosa, ma il suo piatto preferito sono spaghetti con le vongole. E in questo momento, sì, vive un momento particolare, è innamoratissima. Beata lei. Numero 14, Emilia Cascone, 15 anni, segno zodiacale Gemelli. E lo sport che pratica è il fitness. Il suo sogno nel cassetto è diventare modella. Dice di essere testarda, ma anche per lei il suo piatto preferito è la pizza. Numero 15, Alessia Bassi, 16 anni. E il suo segno zodiacale è il leone. Il suo hobby e lo sport che pratica è la pallavolo. Spera di diventare un'attrice famosissima. Perché no? Dice di essere vanitosa e il suo piatto preferito sono le lasagne. Numero 16, Iole Speranza, 22 anni ed è il segno zodiacale dell'Acquario. Il suo hobby è ballare e lo sport che pratica è la pallavolo.
Il suo sogno nel cassetto è diventare una stilista famosissima. Dice che mangiare troppo è il suo capriccio, ma il suo piatto preferito sono le lasagne. Numero 17, Annalisa Di Maio, 16 anni, soprannome Lisa. Segno zodiacale Capricorno. Il suo hobby è ballare, e lo sport che pratica è bodybuilding. Il suo sogno nel cassetto è diventare attrice. Dice di essere molto orgogliosa, ma il suo piatto preferito sono i dolci. Numero 18, Anna De Carlo, 18 anni. Il suo soprannome è Strega, ed è il segno zodiacale dell'Ariete. Il suo hobby è la danza. Lo sport che pratica è la pallavolo ed il pugilato. Spera di diventare una giocatrice di pallavolo a livello professionista. Ma il suo piatto preferito anche per lei è la pizza. E queste sono le 9 ragazze del secondo gruppo di Miss Ondina, a cui va un forte applauso. Ricordiamo ancora una volta la boutique Bijou, che ha offerto le borse che indossano le nostre ragazze. La trovate in corso nazionale 381 a Scafati. Ancora un forte applauso a tutte e 18 le ragazze. Allora, le abbiamo viste in costume, quindi mi raccomando, giuria, siate rigidi, perché la bellezza è una cosa importante. E soprattutto su Miss Ondina Sport, che noi puntiamo, la ragazza deve essere, non diciamo perfetta, ma qualcosa di completo, sia dal portamento che dalla bellezza, alla bravura. Perché poi ovviamente vi ricordo che le ragazze, se passeranno in finale il 3 settembre alle Terme di Stabia, staranno una settimana in ritiro, così per prepararsi lo spettacolo finale che si terrà il 9 settembre sempre lì alle Terme di Castellammare di Stabia. Fratelli Ronchi Autoricambi, oggi è anche Carify, specialisti nella tecnologia multimediale. Rivenditore autorizzato Impact, Pioneer, Kenwood, Audiola, JVC, GBL e tanti altri ancora. Vi aspettiamo in via Cimaglia numero 2, angolo Corso Vittorio Emanuele, Torre del Greco. Allora, lui è un giovanissimo che sta già prendendo tanti tanti riscontri per quanto riguarda il panorama sia musicale che quello artistico. Signore e signori, sto parlando di un giovane che promette bene, ma veramente bene. Sto parlando di Francesco Cicchella. Dove sei, Francesco? Vieni qua, eccolo qua. Facciamogli un forte applauso, dai. Come stai? Io benissimo. Ben ritrovato? Sì. Oramai lui è appuntamento fisso con Miss Ondina, quindi... Allora, Francesco, parliamo un pochettino di te. Tu questa sera che cosa ci farai ascoltare? Allora, stasera vi farò ascoltare un brano tratto dal musical Scugnizzi, dal titolo State va corte. Quindi glielo diciamo a tutte queste persone? È stato va corte. Quindi, insomma... Ok, io vi lascio a Francesco, ci rivediamo tra poco. Francesco Cicchella, grazie! Grazie. Scugnizza non sa da pazzia, perché non ne fai vese da rira a presa, si verrà una che tu ci vuoi prova, stava accorta, stava accorta. Scugnizza se vuole scuccia, si la parta cervella, su cielo burdella, e nessuno riesce. Che partono a casa
e poi vanno girando, scaldando e appicciando, e vai una battuta città. Scuccia, si ci batta cervella, succede o burdella, e nessuna ci va più barba. Stetta, stegare in piantino, 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 stegare in Grazie. E allora, prima di presentarvi il momento moda delle ragazze, giuria, mi raccomando, adesso le ragazze usciranno in abito da sera, l'abito è prettamente loro, giudichiamole per quanto riguarda il portamento e la bellezza che ci faranno vedere questa sera loro con i propri abiti. Però prima di questo voglio ringraziare gli sponsor di questa sera, che sono Serra Pickup Pneumatici, Fly Girl, Bijou, ovviamente la boutique che ha sfilato prima, Estetista Gallo, Coifeur Maurizio, Impresa di Pulizie La Futura, Vitmoto di Vitiello Francesco, Mondo Fiori Boccia, Foto e Foto di Pino Izzo, che questa sera sta facendo le foto delle ragazze, a cui va un forte applauso a tutti gli sponsor, grazie. Questi sono quelli là ufficiali di questa sera, e dopo darò la lettura di quelli là ufficiali del concorso di Miss Ondina Sport. Allora, arrivati a questo punto, ci guardiamo le ragazze. Il primo gruppo di 9. Le ragazze! Numero 1. Maddalena Di Martino. Gonna change my answering machine. Now that I'm alone. Cause right now it says that we. Numero 2. Come to the phone, and I know it makes no sense, cause you walked out the door. Juicy Mascolo. It's ridiculous. It's been months. For some reason I just can't get over. And I'm stronger than this. Numero 3. No more walking around with my head down. Francesca Narciso. Crying over you, and I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. Numero 4. Alba, Inghilterra. That's March 15th, because since there's no more you. There's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory. And numero 5. Francesca Coppola. So tired of tears, so done with wishing you are still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. Numero 6. Eva Parmentola.
2007. Maria Rosaria, Vanacore. Numero 9, Giusy Esposito. E queste sono le 9 ragazze del primo gruppo. E facciamoci un forte applauso a tutte e 9. Belle come sempre, guardatele qua. Rivediamole, il primo gruppo! Ma che bravi che siete. E continuiamo. La numero 10, Maria Abbatino. Anna Vitiello. Numero 13. Giusy Esposito.